Eccoci qua, buonasera e benvenuti all'e-commerce school live. Come ogni settimana abbiamo una live super interessante. Oggi ospiti speciali, Sara Barni, e-commerce manager di Family Nation. Benvenuta Sara. Buonasera a tutti. In compagnia di Federica Brancale, data strategist di marketing Flix e Intarget. Ciao Federica. Ciao. Allora, oggi parliamo di dati applicati all'e-commerce, dashboard. Ho voluto fare questa live con Federica e Sara perché operativamente tutti i giorni hanno a che fare con i dati, quindi mi piaceva portare un caso studio, diciamo, ma comunque un'argomentazione fatta da chi poi operativamente lavora all'interno degli e-commerce, sia come commerce manager che come data strategist, e quindi portare tutte quelle che sono gli aspetti da considerare, le domande da farsi e l'approccio cosiddetto data driven, che oggi è diventato veramente fondamentale nel momento in cui l'e-commerce inizia a crescere, a macinare dati, e questi dati oggi possiamo dire che ne abbiamo veramente tanti a disposizione, vengono considerati il nuovo petrolio e Zuckerberg, insomma, ne sa qualcosa. Possiamo dire, e sono sempre più a disposizione per poi metterli appunto a disposizione di quelle che sono le strategie da andare a applicare per il nostro e-commerce. Non voglio rubare altro tempo, abbiamo già una trentina di persone collegate, altre stanno arrivando. Iniziamo con Sara, hanno preparato in realtà, io ho fatto poco, oggi presento, hanno preparato una presentazione che lancio immediatamente. Ecco, si dovrebbe vedere. Sara, grazie ancora, ti lascio la parola, a te le slide. Prego. Grazie, eccoci qua. L'intento di oggi è con Federica di risolvere un po' dei problemi che noi e-commerce manager abbiamo tutti i giorni e beh, ovviamente subiamo la necessità di avere tanti dati da gestire, tanti dati da raccontare, ma soprattutto tante decisioni da prendere. E spesso è molto frustrante non avere il tempo, non avere le competenze interne al team, ma soprattutto non avere degli strumenti. Quindi abbiamo individuato Data Studio, uno strumento gratuito della suite di Google. È uno strumento molto accessibile anche a risorse junior del team, ma soprattutto aiuta tutto il board a condividere la strategia dei dati e a integrare poi tutta una serie di dashboard, sia per il monitoraggio sia per poi decisioni strategiche. Quindi niente, io faccio un po' una gag iniziale che è quella di dire che 9 volte su 10 appunto noi e-commerce manager non stiamo a controllare le performance, ma perdiamo tempo a cercare i dati, a correggerli soprattutto e poi a filtrarli e quindi arriviamo alla fine delle ore che pensiamo di dover dedicare all'attività con niente in mano. Quindi io mi trovo spesso a chiamare Federica al telefono e dirgli Federica per favore aiutami, io non sono riuscita, cioè pur avendo tante competenze sono iniziale che è proprio capire quali dati servono in una struttura comunque complessa con più piattaforme gestionali integrate e spesso non in sincro. Quindi c'è tutta una parte di gestione che per chi gestisce l'e-commerce comprende forse in questo momento che noi pensiamo sempre a tutta una strategia infinita e poi nella strategia spesso ci dimentichiamo di settare tutta la parte di metriche e KPI fin dall'inizio. Spero di no, in verità che non ce ne dimentichiamo nessuno, perché poi dopo ci ritroviamo al problema iniziale, che è quindi quello di avere un controllo sul dato, capire bene cosa ci serve e ottimizzare poi in successione tutta la parte pratica di struttura del dato stesso. E niente, il monitoraggio appunto è più importante della strategia, cioè la strategia data driven lo diamo per scontato che debba esistere in questo momento, ma spesso e volentieri il tempo interno all'azienda è limitatissimo e quindi è importante collaborare con l'agenzia che segue tutta la parte di dati, con data analyst interno, con data strategist esterno, con tutto chi si occupa di tutta la suite del dato, proprio per ritrovarsi nelle fasi successive ad avere un output coerente, no? Con quella che è la necessità di un e-commerce manager, perché controllare appunto equivale a conoscere. Spesso si prendono delle decisioni, si avvia un'attività pianificata con tutto il team in 20 riunioni nel giro di un mese e poi
l'attività va avanti, nessuno controlla, non si sa più se è andata male, bene, se si può ripetere, eccetera, eccetera. E questo ridiamo sempre con Federica, perché Federica mi dice: ma come non controlli? E io no, non ho il tempo, perché la mia difficoltà spesso è tornare all'inizio e non avere un dato pulito, trovare tutte le complessità, eccetera, eccetera. E questo è un errore classico che spesso nell'e-commerce si fa, perché non ci si intende fin da subito con chi si occupa proprio di strategia del dato, che vuol dire non solo, oddio, cosa andiamo a fare, con che creatività usiamo una campagna, che contattiamo, come impostiamo tutta la parte tecnica, ma proprio cosa andiamo a misurare nello specifico. E niente, appunto, se un'attività va male, se monitorata, saperlo ci permette di stoppare, riprenderla, spostare il budget. E la cosa che poi me personalmente mi ha frustrato in passato molto spesso è che non avere il pieno controllo del dato e del risultato ha fatto valere in passato un'opinione rispetto alla migliore strategia. Quindi è molto importante, per chi ha il controllo di quello che è, sono l'operatività dei team, della valutazione del loro uomo a disposizione, e di creare proprio un piano di lavoro. Poi se dall'altra parte non sappiamo presentare bene, con il supporto dei dati, le decisioni che abbiamo preso, vince un'opinione, vince la decisione di pancia di un imprenditore, che è sempre valida, perché c'è quello che è la visione in generale che deve sì guidare tutta la strategia, però allo stesso tempo, quando c'è un piano di lavoro condiviso, un altro dei motivi che sento personalmente è sempre la difficoltà, uno, di collaborare con l'agenzia e di saper chiedere quale dato ci è necessario, perché spesso il dato di partenza è necessario uno e poi si aggiungono delle metriche di KPI necessarie proprio a far evolvere le decisioni. Dall'altra parte, a me piace personalmente condividere tutto quello che faccio con il team, e quindi far venire fuori degli insight in corso d'opera è bellissimo, però oltre agli insight è molto bello anche avere un approccio strategico condiviso, quindi parlare tutti la stessa lingua e capire perché. C'è un esempio basic, da scegliere di mettere del loro uomo sulla lavorazione SEO di una pagina rispetto a un'altra, magari si sceglie una cosa che non è scontata, può essere dettata appunto dalla lettura di un dato, di una previsione, di un dato, di un'analisi fatta insieme a chi si occupa della strategia. E ovviamente poi c'è un altro punto, che è sempre, non tutti sanno leggere la parte di grafici e di dati, quindi non è solo tirar fuori un dato pulito e condiviso, ma è anche solo metterlo in una visualizzazione che permetta a tutti di ottenere e leggere le stesse informazioni, quindi tutta la parte proprio di data viz. Niente, io poi concludo con questo, che ovviamente l'importanza di mostrare il numero tendenzialmente è solo per aumentare il budget a nostra disposizione. C'è chi lavora come noi, pure player, in un'azienda che tutto è dettato da dati. Ovviamente la difficoltà di alcuni commerce manager è farsi dare del budget, tirarlo via magari da altri reparti, proprio perché il budget è diviso in silos con dei muri incredibili. Quindi saper trovare le metriche KPI giuste, farle visualizzare bene e poi condividerle, farle, spiegarle in modo coerente, ha un'importanza anche a livello di obiettivo personale, magari del proprio team, del proprio reparto. E niente, io lascerei la parola a Federica, che magari racconta un po' l'altra parte della stessa medaglia. Sara, prima di passare la parola a Federica, ti volevo chiedere di raccontare un pochino anche brevemente la storia di Family Nation, che cosa vende, se è solo online, se è multicanale. Ok, Family Nation è una creazione di Aidan e Emilia, che sono i nostri co-founder, hanno una carriera di più di 10 anni alle Nazioni Unite, e da una loro esigenza personale, quindi di trovare dall'altra parte del mondo dei prodotti per mamme e bambini, hanno inventato Family Nation. Quindi Family Nation è specializzato come marketplace nel rivendere, trovare dei prodotti dal design incredibile, ma soprattutto sostenibile, di qualità, quindi per a livello, cioè, proprio esperienziale per i bambini, e di garanzia di qualità per i genitori, che noi chiamiamo genitori esigenti, quindi genitori che si vogliono assicurare che il prodotto che comprano per formare e far giocare i propri bambini, per prendersene cura, abbia delle caratteristiche importanti, che di condivisione anche di valori.
Quindi siamo posizionati su quel target che è un genitore che cerca qualcosa non solo di bello, ma di buono per tutti. Okay? Quindi sostenibile e per prendersi cura anche della famiglia. Siamo un pure player, quindi siamo fully digital e l'azienda è suddivisa in due rami, siamo quindi sia distributori di più di 25 brand che rivenditori poi con Family Nation, la parte di familynation.it e operiamo su tutti i canali in questo momento, quindi tutta la comunicazione si svolge, appunto stavamo parlando prima di Clubhouse, a breve sperimenteremo tutti i canali nuovi, ci piace creare dei contenuti utili in modo non solo di vendere del prodotto, ma abbiamo a cuore proprio spiegare perché quel prodotto è utile e quindi ci avvaliamo della competenza anche di professionisti che ci aiutano a comunicare il nostro lavoro, la nostra selezione e i brand che rivendiamo. Grazie Sara. Federica, attiva il microfono, delle slide. Giusto, grazie. Ecco, io tanto dico che l'introduzione di Sara, forse due degli elementi che ha detto sono proprio gli elementi che io ho inserito quando dovevo scrivere il libro sul data-driven marketing, no? Quello che era con i dati, sei solo un'altra persona con un'opinione e se non puoi misurarlo non puoi ottimizzarlo. E dalle chiacchierate con Sara sono venute fuori tante cose, no? In questo scambio in due mondi che sembrano completamente diversi, ma in realtà hanno tanti punti di contatto. E mi rendo conto che le esigenze di Sara sono le esigenze di tutti gli e-commerce manager con cui io parlo. Hanno sempre a che fare con due grandi tematiche. E una è l'utilità del dato e l'altra è la comprensibilità. Allora, l'utilità vuol dire un sacco di cose. Io credo che in questo momento viviamo nel mondo un momento di overdose da dato, cioè abbiamo speso tanto tempo in questi anni a collezionare dati magari senza avere una mappatura centralizzata e quindi veniamo inondati da report che creo anch'io, quindi mi ci metto dentro, da report con tantissimi indicatori di performance, tantissime metriche, e spesso una delle cose che mi viene richiesta è e quindi il so what, per quelli che amano gli inglesismi, l'insight, come si vuole chiamare, insomma, il concetto è che quel dato deve essere utile al raggiungimento di un obiettivo. E dall'altra parte c'è la comprensibilità, perché mi rendo conto che diciamo da data analyst passato lavoriamo proprio in un mondo, due mondi dove ci sono due linguaggi diversi. Forse il mio mondo è leggermente più tecnico e poi appassionato del dato, spesso noi abbiamo proprio voglia di condividere tutte le analisi che facciamo perché ci richiedono tanto sforzo, e dall'altra parte però le persone dall'altro lato non le capiscono, e quindi secondo me gli elementi su cui andare a lavorare sono un po' questi due. Allora, per quanto riguarda l'utilità, conosciamo tutti il concetto di KPI, no? Io mi immagino sempre un e-commerce manager che quando la mattina prende il caffè potrebbe leggersi una dashboard, e questa dashboard potrebbe avere al suo interno delle KPI corrette. Si dicono le KPI intelligenti, no? Le KPI smart, perché? Perché sono specifiche su quell'ambito di quell'obiettivo, sono misurabili, quindi sono scaricabili a terra e rilevanti, basati sul tempo e così via. Ma che vuol dire tutto questo? Ecco, una delle cose principali che io ho imparato è che se non si parla con l'e-commerce manager, io posso pensare che quella KPI sia intelligente, ma non è detto che lo sia per l'altra persona, quindi per l'e-commerce manager. E quindi uso un paio di esercizi per lavorare insieme. Uno è questo esercizio che arriva dal management, si chiama Balance Scorecard. Per me una KPI utile è una KPI che riesce a misurare ed è coerente già con quello che è la mission e la vision dell'azienda. E poi chiaramente
deve essere anche una KPI operativa, e quindi deve sia riuscire a misurare la strategia, sia obiettivi di quality management, ma anche obiettivi individuali. Quindi una volta in cui si introduce una logica di management, intanto si comincia a pensare come il mondo delle KPI non sia solo legato al marketing, ma anche alla gestione dei processi, dei progetti, il costo del tempo e così via. Quindi si esce un po' dalla logica del marketing, e spesso mi è capitato di creare delle dashboard di gestione di progetto, quindi di project management. E l'altro esercizio molto carino che uso è la logica objective key result, che è una logica che è stata inventata tanto tempo fa, applicata da aziende come Google, LinkedIn e così via. Che cosa dice? Cioè, ogni cosa che tu fai, quindi ogni obiettivo che tu hai, deve essere traducibile in una KPI. Solitamente si prende quella che è l'obiettivo. L'altro giorno ho visto un post di qualcuno che ha creato una similitudine tra l'objective key result e l'arca di Noè, che vi riporto perché è stata bellissima e super comprensibile come esempio. Per esempio, l'obiettivo di Noè è quello di salvare gli animali e ricostruire una terra da un'altra parte. I suoi key facts sono costruire un'arca, accoppiare una coppia di animali per ogni specie e far sopravvivere gli animali finché diciamo la tempesta non finisce. E questi key facts intanto possono essere collegati a delle KPI strategiche, quindi ogni KPI ha anche il suo interlocutore. E poi che cosa succede? Ci potrebbe essere un head of legno che si occupa di costruire l'arca. Qual è l'obiettivo dell'head of legno? È costruire l'arca. E i suoi key facts quali sono? Beh, sicuramente è assumere un falegname, trovare 500 tonnellate di legno e trovare un posto dove costruire l'arca. E quindi individuiamo delle KPI che sono più legate a questo interlocutore, chiaramente magari di meno interesse per Noè, ma di più interesse per l'head of legno, e riusciamo quindi a personalizzare l'utilità della KPI sull'interlocutore. Spesso mi trovo a definire le KPI strategiche e le KPI più tecniche, no? Si potrebbe scendere nel dettaglio molto a lungo con altri tipi di esercizi, tipo diagrammi ad albero e così via. E questa logica, secondo me, è importantissima, viene usata anche nell'Agile, nel Lean e altre metodologie, però è un modo per porsi un obiettivo e la misurazione di quell'obiettivo. Ecco, io mi immagino un e-commerce manager che si sveglia, prende il caffè e guarda se riesce a raggiungere l'obiettivo, quanto manca e perché non l'ha raggiunto, scendere magari a un livello di dettaglio o chiedere perché non si raggiunge e poi continuare a fare tutte le sue attività di gestione delle persone e del business. E una cosa importante che io ho notato all'interno di processi decisionali è che spesso una Sara, ma anche tutti gli altri e-commerce manager vanno tutti molto di fretta, avete un sacco di cose da fare e mi dicono: mi fai l'analisi sui prodotti, mi fai l'analisi di merchandising, e quindi vanno direttamente su quello che è una logica di problem solving. Cioè, loro hanno un problema e hanno già individuato la soluzione che risolve quel problema, cioè l'analisi di merchandising. Spesso mi capita di dover fermare un attimo e di ragionare proprio sul processo di problem solving a fare una definizione di quella che si chiama il problem setting, che secondo me è una delle cose più sottovalutate, magari meno conosciute, che poi io ho imparato col design thinking. Cioè, certe volte, provando a mettersi nei panni con degli esercizi di empatia o magari semplicemente chiedendo perché, peraltro esiste proprio una teoria che si chiama i 5 perché, che dice che la vera ragione nasce dopo che hai chiesto 5 volte perché, ecco, lì si capisce qual è il problema, e a seconda di come noi definiamo quel problema riusciamo ad aprire o chiudere le possibilità di soluzione. E che cosa succede? Spesso
L'e-commerce manager ha individuato una soluzione che potrebbe non essere quella ottimale per il raggiungimento dell'obiettivo. E secondo me è importante per un data analyst, per rendere davvero più utile quella che è l'attività, ma anche per un e-commerce manager per riuscire a spiegarsi meglio, imparare a comunicare perché ti sto chiedendo quella cosa. E da dove nasce l'esigenza di quell'analisi? Perché magari l'analisi di merchandising è giusta, ma potrei ampliarla con altri elementi. E questo secondo me è una conoscenza verticale. Io non mi aspetto che un e-commerce manager conosca tutte le analisi che posso fare. Mi fa piacere avere un input, ma da consulente mi piacerebbe riuscire ad aiutare meglio l'e-commerce manager, quindi ragionare su quello che è il problem setting e a quel punto poi iniziare le mie analisi. E poi c'è un altro tema, il tema della comprensibilità, che è veramente solo una questione di linguaggio, perché una cosa che amo citare è quando l'uomo stava nelle caverne non disegnava numeri, disegnava storie. Disegnava immagini, no? Quindi questi animali e altri elementi. E quindi in realtà il numero è qualcosa che non è proprio così digeribile per l'essere umano. E per questo motivo vengono utilizzate alcune tecniche di data visualization dove l'analista dice: io che cosa devo dimostrare? Una relazione? Allora scelgo un tipo di grafico. Una comparazione? Allora ne scelgo un altro. Quindi si tratta di comunicare un messaggio attraverso il dato, non il dato secco. Io penso un analista che mostra un dato senza raccontare una storia, ecco, magari ha anche ragione, però non verrà compreso da nessuno, a quel punto ha fallito un po' nel suo intento. E c'è questa bellissima, diciamo, teoria del data storytelling che ci dice che il data storytelling è qualcosa che ha a che fare con la data visualization e quindi visual, che ci permettono quindi di rendere più comprensibile quello che vogliamo dire, il dato, ma anche la narrativa. Quindi io posso iniziare con un summary e poi scendere nel dettaglio, oppure ci sono tanti modi per raccontare la stessa cosa. Quindi io uso per esempio il dato e la narrativa per spiegare meglio, uso il dato e il visual per sottolineare alcune cose. Peraltro in queste aree, cioè, gli analisti possono decidere assolutamente che cosa far vedere e cosa far nascondere, perché i grafici, io posso decidere di mettere in evidenza qualcosa con un grafico rispetto a un altro. E visual e narrativa permettono di creare intrattenimento, perché una delle mie, diciamo, pains principali è quella che dopo un'ora di riunione cascano tutti gli occhi, ecco, non ci si fa più, alla fine questo crea un po' di sofferenza, no? E qual è il concetto che ha rivoluzionato il lavoro dei data analyst, ma anche degli e-commerce manager con cui io lavoro? È il concetto di co-creazione. Quindi, che cosa vuol dire fare co-creazione? È una logica decisamente diversa da quello che è la consulenza, no? La consulenza è un approccio frontale, quindi Sara mi chiede di fare una dashboard da guardare quando prende il caffè. Perfetto, io gli faccio due o tre domande, a quel punto lavoro sulla mia dashboard e gliela consegno. E Sara, nella maggior parte delle volte, e non perché è lei, ma per una questione proprio di ruolo, magari o non sa leggere la dashboard, o non capisce gli elementi che ho messo, o non ci sono delle KPI che per lei sono utili, no? E questo è un processo che poi ha bisogno di un tempo di apprendimento e un tempo anche di ottimizzazione, perché la dashboard non sarà finita e questo processo dura anche tanto tempo e costa anche tanti soldi. Invece nella co-creazione che succede? Io vado da Sara, invece di prendere un brief, mi siedo al tavolino, chiamiamo tutti i suoi colleghi e facciamo dei brainstorming. Io poi uso la tecnica del design thinking e comincio a fare l'esercizio sul balance scorecard, l'esercizio con l'objective key result. Certe volte ho portato anche le Lego, no? Faccio ragionare sulle domande di business, poi le KPI le traduco io. Però intanto ragioniamo su quali sono i dati utili. E dopodiché cosa facciamo? Una volta individuati i dati, io mappo tutto, e a quel punto gli dico a Sara: Sara,
disegniamo insieme questa dashboard e come ti aspetti che sia? Io do i pennarelli e Sara prende un foglio e se la disegna, no? E questo mi permette poi di capire che cosa si aspetta anche in termini di visualizzazione e quindi di ridurre poi il tempo di apprendimento. Chiaro che poi io dopo la sistemo, ci lavoro, ma questo ha, diciamo, è un lavoro strategico che viene fatto alla base, che solitamente no, la strategia no, è tutta fuffa, non lo voglio fare, mi porta via tempo, costa soldi, poi non scarica a terra. Queste sono le tematiche che vengono fuori. In realtà se ti prendi un giorno per ragionare su quelle che sono le tue KPI e provare a disegnare una dashboard con pennarelli, quindi non è che sia di chissà quale sforzo, ecco, se uno si prende un momento prima di passare all'operatività, fa sì che l'output creato sia utile e comprensibile e quindi riduce tutto il lavoro di ottimizzazione dopo. I clienti sono più contenti, gli analisti sono più contenti e si è creato del valore. Questa è la logica di co-creazione. Quindi noi abbiamo provato a presentarvi quello che è un esercizio di co-creazione unendo un po' tutti questi concetti, modalità bot e risposta insieme a Sara per farvi vedere come potrebbe essere una discussione, peraltro che ci è anche capitata certe volte su queste tematiche. Sara, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, abbiamo scelto di partire proprio dalla base delle domande che un e-commerce manager, soprattutto magari perché ci seguono anche e-commerce nati da poco o comunque che non hanno all'interno proprio degli studi, proprio delle dashboard per approcciare proprio lo strumento di Data Studio. Federica farà vedere proprio come si crea da zero una dashboard, quindi anche le domande sono molto, tra virgolette, semplici per chi lavora già con delle BI o è esperto in dati, ma sarà divertente capire appunto come si può lavorare insieme. Quindi sì, parto con la prima domanda, no? Sì, guarda, aggiungo solo lo scenario. Ho già aperto Data Studio, quindi ho collegato i dati dell'e-commerce di Google Merchandise Store che sono aperti a tutti. Quindi i dati che ci sono lì dentro sono i dati di questo e-commerce. Come scenario ci prendiamo, per esempio, analisi fatte su una base mensile. Ok? Vai, Sara. Ok, quindi ipoteticamente io mi trovo a gestire l'e-commerce di Google e devo capire dove allocare il budget, se in ore uomo, nel redesign delle pagine, barra contattare l'agenzia per analisi SEO, per il grafico, capire dove allocare il budget, oppure appunto in ADV e capire poi quali prodotti ho più venduto, come sta andando in generale. Quindi la prima domanda è, Federica, quale canale sta funzionando meglio? Ok, e io rispondo in questa logica che abbiamo appena deciso. Che cosa vuol dire per te meglio? Perché mi stai chiedendo questo? Intendo quale canale in questo momento mi porta quale canale mi porta più traffico e più conversioni. Ok, perfetto. Potrebbe essere anche il tasso di conversione, però la domanda di Federica giustamente è interessante, perché poi meglio rispetto a cosa? Cioè rispetto al traffico qualificato, non qualificato, rispetto al tasso di conversione medio, rispetto alla frequenza di rimbalzo, rispetto all'uscita, eccetera, eccetera, eccetera. Perché poi un macro KPI e sicuramente tutti i micro che sono a seguire. Bene, qui come vedete andiamo live, sì, e questo è il bello delle nostre dirette. Eh sì, come dicevi te, Francesco, può essere anche meglio rispetto all'anno precedente, no? Sono tanti dati di contesto. Allora, aggiungo un intervallo date, così per riuscire a dirci che stiamo sempre ragionando nell'ambito degli ultimi 30 giorni. Poi io vado abbastanza veloce, abbiate pazienza, deformazione. Allora, intanto mi faccio un grafico a torta, perché è il grafico più immediato che mi riesce a dire qual è il canale che mi porta più traffico. Lui me ne crea uno casuale. Io metto, traduco la domanda di Sara, mi dice il canale che va meglio in metriche e dimensione. La dimensione è default channel grouping, è collegato a Google Analytics, e la metrica è sessioni. La prima metrica è sessioni. Ecco, come primo
L'elemento posso dire, guarda Sara, intanto il primo canale che ti porta più traffico è il 94% di diretto. Lasciamo stare che ci possono essere tutti i problemi di tracciamento che ci sono. E gli metto anche qualche visualizzazione di contesto, perché il fatto che sia tutto diretto nel solito periodo di tempo o magari c'è stato un picco particolare e poi una costante mi rende diversa questa interpretazione, quindi mi crea anche un grafico a dare per dire no, ok, sarà in realtà più o meno il traffico diretto è sempre il principale, ogni tanto qualcuno viene fuori, ma negli ultimi diciamo 15 giorni è molto spaccato. E poi inizio ad aggiungere tutte le KPI che mi diceva Francesco. Una cosa che io faccio è aggiungere subito la formattazione condizionale, perché mi permette di aumentare la leggibilità del dato. Intanto metto le sessioni, poi diciamo magari metto anche la frequenza di rimbalzo, quindi decido di costruire le KPI in termini di un customer journey, no? Poi ci posso mettere per esempio il numero di pagine prodotte viste, la metrica si chiama viste dei dettagli prodotti, posso mettere le aggiunte a carrello, la metrica, poi dipende come l'ho chiamata, è aggiunte del prodotto a carrello, e poi ci posso mettere le mie transazioni, posso mettere anche inizi di checkout, posso mettere un sacco di cose, le mie entrate, e chiaramente il tasso di conversione e il carrello medio. Valore medio degli ordini. Ecco qua. Mi allungo la mia tabellina e comincio a raccontare la mia storia a Sara. Vabbè, chiaramente Sara è tutto da diretto, però c'è qualche canale che ha una frequenza di rimbalzo un po' più bassa, quindi in termini magari proprio di interesse, e poi andrebbe un po' approfondito vedere anche un po' lo scroll, però si comporta bene anche il referral e dei canali non organizzati in realtà. Poi chi va a vedere le pagine prodotto? Chiaramente qui dipende poi dalla quantità, tutte le transazioni ti arrivano da lì, tutte le entrate ti arrivano da lì, andiamo a vedere il tasso di conversione che è già un rapporto che mi permette di capire le performance, ecco, quelli che avevano il bounce rate un po' più basso, anche il tasso di conversione un po' più alto. E poi il valore medio degli ordini è più alto, vedete come con colori si riesce a vedere subito, e magari Sara mi segue anche nel ragionamento, il valore medio degli ordini più alto ce l'ha comunque il diretto, seguito poi da questa categorizzazione. Ora in questi esempi noi non parliamo della qualità del dato, del fatto che debba essere tracciato, ma sono solo esempi di discorsivi. Sara, ti ha risposto? Sì, dai, la domanda ovviamente era così generica che me ne sono create subito altre 100. Quindi direi che possiamo dire, ma rispetto al canale organico, no? Perché io magari so che devo contrattare con l'agenzia o con delle risorse esterne un tipo di attività nelle prossime 4 settimane, quali pagine posso migliorare? Ok, allora, perché vuoi sapere questo esattamente? Cioè, in che termini migliorare? Io so che ho delle risorse ora interne che potrebbero aiutarci a migliorare in ottica SEO, in ottica di merchandising, tutta la parte visual delle pagine e anche magari la pagina di struttura di HTML per migliorare le performance lato responsive. E quindi ecco, vorrei capire quali pagine, dopo aver fatto un lavoro del genere, mi genererebbero ancora più entrate. Quindi, ok. Va bene, ma anche l'engagement potrebbe essere interessante misurare sulle pagine, o l'uscita o rimbalzo, per andare magari a fare delle attività specifiche, inserire delle survey, capire perché gli utenti escono. Io sono già gli actionables, però ok, faccio un passo prima. abbiamo già diverse domande, però le tengo per dopo. Sei un e-commerce manager molto formato, eh? Ora, mettiamola così, la prima risposta sicuramente può essere la traduzione delle KPI che hai appena detto, no? Engagement, e poi c'è anche un'altra risposta. Guarda Sara, io ti posso dare alcune risposte su Google Analytics, però altre risposte te le potrei dare, per esempio, tramite survey, come diceva Francesco, tramite Hotjar, con le heatmap, le scrollmap e così via. Intanto ti faccio vedere quello che c'è su Analytics. Chiaro che dipenderà un po' dai tracciamenti, non esiste lo scroll per valutare un po' di engagement su questa pagina, però
facciamo il possibile con i dati che ci sono. Allora, per tradurre la domanda, Sara vuole come dimensione pagina di destinazione, perché sono le pagine che portano le persone le fanno atterrare sul sito da traffico organico, e quindi non è la pagina, ma è la pagina di destinazione. La pagina di destinazione, chiaramente, intanto me la ordino per quantità, per riuscire a capire di quanta porzione stiamo effettivamente parlando. Poi ci metto anche la frequenza di rimbalzo. E poi lei mi ha chiesto una cosa precisa, no? Senza stare a aggiungere troppe elementi, una metrica in particolare che si chiama page value. Questa metrica mi permette di capire la contribuzione, scusate che è in italiano, valore pagina. Questa metrica cosa mi dice? Mi dice se quell'utente è passato da quella pagina e poi ha convertito, io attribuisco un pezzo di conversione a quella pagina. È chiaro che se l'e-commerce manager ti dice quali sono le KPI e te metti quelle, magari l'e-commerce manager questa metrica non la conosce, e quindi è importante risalire sempre all'esigenza iniziale. E in particolare poi Sara voleva tutto solo per la parte di SEO. Quindi io mi metto un bel filtro, voglio filtrare tutto per quello che è il canale di traffico, e quindi come dimensioni metto il default channel grouping. Poi, oltre alla tabellina, sai che c'è? Io voglio eliminare la questione della quantità e voglio aggiungere un grafico che mi dice solo quali sono le pagine col page value più alto. Poi tutti i ragionamenti me li faccio comunque con la mia tabella, diciamo, però il grafico mi riduce un po' lo sforzo cognitivo, e quindi ci vado a lavorare meglio. Metto come la pagina di destinazione, e come metrica ci metto il page, il valore pagina. Ecco qua. Eccoci. Siamo fortunati perché poi Data Studio ora sta anche funzionando bene. Ok, visualizza, devo filtrare tutto, quindi filtro tutto per quello che è l'organico. Ok, e comincio a rispondere. Allora, guarda, in realtà le pagine che poi hanno da organico mi sa che non fai transazioni, Sara. Proviamo a fare lo stesso discorso sull'attività di diretto, giusto perché non è un caso reale, un e-commerce con tutto questo diretto c'è un problema di tracciamento. Sposto solo per l'esercizio, facciamo finta che abbia selezionato l'organico. Allora, delle principali pagine, quelle che hanno più valore, beh, sicuramente la home, però guarda questa, il carrello chiaramente 5 dollari, tutto quello che è checkout chiaramente vale di più, ma anche la ricerca. Tanto la ricerca, quindi è qualcosa che i tuoi utenti usano molto per andare su cui andare a lavorare. E poi tra le prime pagine interessanti che hanno a che fare poi con i prodotti mi trovo questa pagina sui cappelli. E in generale invece le pagine magari meno viste ma che hanno più valore sono la pagina di questo shop by brand, bla bla bla, la parte di apparel e così via, arrivano fino a 33 euro di valore di conversione. Quindi se ti dovessi prioritizzare le pagine, intanto ti direi che te le prioritizzo per la quantità e poi ti dico quelle di più valore, quindi sicuramente ti farei lavorare su eventualmente il layout della ricerca e poi su questa pagina dei cappelli. Poi se sei interessato a vedere anche i valori delle altre, magari vuoi scopiazzare un po' il layout delle pagine e così via, hai anche questo altro grafico. Senti, mi viene in mente subito, ma da queste pagine quali sono i prodotti più venduti? Ok, perché vuoi sapere questo? Ma perché stiamo lavorando con un'altra parte del team per ottimizzare l'algoritmo che poi gestirà una parte di listing, e allo stesso tempo per migliorare anche manualmente quella che è la parte visual di alcune pagine, e quindi proprio vorrei conoscere quali sono gli articoli più venduti. Ok, va bene. Allora, vediamo se ho capito, in caso mi aiuti.
la logica di co-creazione poi continua anche nel processo. Chiaramente non ho tempo di fare tutti i cinque perché a Sara in questo momento. Quindi intanto comincio a tradurre quali sono i prodotti più venduti per le pagine che hanno più valore. Quindi uso sempre una mia tabella. Lo so che le tabelle non vi piacciono, però di fatto poi le tabelle sono le cose più informative in assoluto. Poi meno semplici, mi rendo conto, ma più informative. Allora, la dimensione è prodotto. E la metrica è quantità acquistate. Ecco. Ecco, adesso chiaramente qualcosa doveva succedere, vediamo perché non funziona. Intanto passo la data a livello di rapporto. Ok, niente, va bene, proviamo a mettere le quantità. Il bello della diretta, il bello della diretta. Vediamo se vuole invece quantità e basta, ma... E beh, ok, era lei, perfetto. Prodotto e quantità, perfetto, quantità. Se ci fosse l'e-commerce enhanced, che è una particolarità di un modulo di analytics, che in questo caso non c'è, ci sarebbe anche la metrica posizione del prodotto, cioè è in prima posizione, in seconda magari rispetto anche a un listing di categorie, potrebbe essere interessante. E quindi lei poi lo voleva sapere rispetto a una... diciamo una pagina in particolare. Intanto mi metto anche una torta perché magari una tabella con un numero secco mi dà sia il numero assoluto, ma voglio anche una percentuale per vederlo ad occhio. Lui è così intelligente che ha già capito che dimensione e che metrica io voglio inserire, e poi mi aggiungo un filtro. Stavolta il filtro non me lo metto a casella perché prima di trovare quella pagina ci metterò un po', ma me lo metto con un cerca. E questa è una funzionalità di Data Studio molto, molto carina. Vediamo quella pagina di destinazione che tipo di prodotti ha fatto comprare. Vado un po' a vedere come si chiamava la pagina di prima. Si chiama... Non mi sbaglio, è... Eccola qui, perfetto, prendo, faccio un bel copia e incolla, vado nella mia pagina 3 e nel mio filtro metto che l'URL deve contenere questo valore. Ecco, a questo punto, Sara, i prodotti più venduti da quella pagina che aveva uno dei valori più alti, che non era il checkout o la home, sono questi, 33%. Questo coso, il 30% quest'altro e così via. Guarda, la tua 80 su 20 sono questi tre. Grazie Fede. Ma senti, se appunto su queste pagine, ora non è il caso di la dashboard di Google, avessi fatto un investimento poi economico, come valuto l'investimento fatto finora? In che senso? Un po' la verdone così. Nel senso che vorrei ora valutare se l'investimento ADV che ho fatto su questa pagina com'è andato. Ok. A livello di entrate. Quindi, ok, investimento ADV su questa pagina. Ok, a livello di entrate, sì, grazie, mi serviva poi questo elemento. Ok. Proviamo a fare, poi vediamo se mi aiuti a rettificare. Allora, intanto vuoi sapere quanto tipo di entrate ti ha portato quella pagina. Quindi, caso quasi mi vado a riprendere un attimo la mia questa tabella che avevo già un po' diciamo, quella pagina magari rispetto al complessivo di tutto il sito. Ah, grazie, che mi aggiungi cose, perfetto. Quindi metto anche un bel complessivo. Qui in fondo, ok, allora oltre che al valore della pagina stavolta metto le entrate proprio. Okay. Ok, perfetto, adesso te
vuoi sapere dal tuo investimento di advertising quanto hai guadagnato e quanto ti è costato. Quindi in questo caso, intanto abbi pazienza, ma mi vado prima a vedere su quali pagine hai fatto advertising, così riesco bene a capire. Perché spesso uno dice una cosa, potrebbe anche non essere esattamente così. Intanto controllo un attimo. Allora, le pagine su cui hai fatto advertising, vediamo un po'. Ok, sono soprattutto la home, qui ti potrei fare anche una bella torta per farti capire. E che cosa posso fare? Dovrei prendere quelle campagne che atterrano sulla home e metterti il costo, le entrate e il ROAS, chiaramente. Quindi che cosa posso andare a fare? Ora dovrei collegarlo direttamente a Google Ads, in questo caso non posso accorpare costo e entrate per landing page, però ci possiamo un po' arrivare. Intanto so che la home è una delle pagine e prese, no? Io adesso, se aggiungo una dimensione secondaria, che è quella della campagna, facciamo che ci metto anche il canale, va? Così per renderlo più comprensibile. Qui siamo già a un livello un po' più medio, diciamo, di domanda. Quindi io voglio sapere qual è la campagna di quel canale che mi è atterrato sulla pagina della home. E intanto mi vado a vedere, quindi faccio visualizza, mi rifiltro tutto per la parte di paid search e vado un po' a vedere questa campagna qui. Ok, allora vediamo un po' poi se qualcuno ti ha portato anche delle entrate, facciamo un po' così. Ecco, intanto io vado a vedere che questa, una campagna, per esempio, che ti ha portato delle entrate è questa. Ecco, mi prendo questa mia bella campagnina, faccio copia e incolla, me la salvo un attimo. Ok, a questo punto io posso sì, adesso, andare a costruirmi un'altra bella tabellina dove ti ci metto anche il costo e il ROAS, così riusciamo a capire bene quant'è il tuo investimento pubblicitario. Chiaramente è fatto live, se uno avesse un po' più di tempo metterebbe qualche grafico in più, quindi abbiate pazienza. Adesso io metto il nome della campagna e adesso ci metto il costo. Eccolo qua. E poi ci metto il... ci dovrebbe essere il ROAS. Ok. Tanto Sara vuole sapere solo le performance, ora le entrate magari non ce le metto, risparmio un po' di tempo. E a questo punto aggiungo un altro filtro con il cerca, mi ero fatto il copia ancora di quella campagna, adesso devo trovare la campagna indicata in questo caso. E quindi guarda, Federica, casca a pennello che ci avevano chiesto ROI e ROAS, come possiamo rappresentarlo. Chiaro, ROI ti servono tutta una serie di dati e di costi anche fissi, quindi sicuramente poi, se non voglio andare fuori tema, però oltre Data Studio ci sono poi anche sistemi di business intelligence, dipende, ma che lo è poi Data Studio anche tendenzialmente, dipende quanti dati devi integrare e per il ROI totale dell'e-commerce, sì. Insomma, hai bisogno poi di tutta una serie di costi fissi e variabili da legare. Sì, questo è il caso semplice dove abbiamo solo Google Ads, no? Che un po', il 50% forse è su Google Ads, l'altro sarà su Facebook. In generale un modello più avanzato ha un data warehouse o un database dove... No. Centralizza tutti i costi delle campagne, le ridistribuisce poi sui dati delle fonti di traffico da Analytics e poi puoi usare per visualizzare i dati, Data Studio, fare BI, Tableau, tutto quello che ti pare. Però la logica, diciamo, avanzata sarebbe quella. Questo è un po' un giochino che però comunque penso prenda la maggior parte dei business all'inizio, perlomeno. Guarda, quindi... vediamo e-commerce che non hanno i tracciamenti attivi o non hanno l'analytics con l'e-commerce avanzato attivato, quindi
questa è la base. Innanzitutto l'e-commerce deve tracciare bene per quanto riguarda la parte digital, ci devono essere tutti i dati correttamente tracciati ed è necessario saperli leggere. Poi, per tutte quelle che sono le analisi che vanno a impattare nella sfera del management, allora vanno integrati anche dati esterni. Voglio solo aggiungere una cosa, una banalità per molti, ma che vedo poi che non c'è una cultura aziendale legata al dato spesso e soprattutto manca anche un'abitudine nella raccolta del dato che viene sottovalutato. E più l'azienda cresce e più il dato diventa veramente un valore. Ma per raccolta del dato che cosa significa? Il data, banalmente il data entry, che per molti è alienante, però più informazioni noi riusciamo a caricare all'interno del nostro catalogo, a livello di informazioni, e più poi questi dati ci ritroveremo a disposizione per andarli a analizzare e fare strategie. Ecco, questo magari, ripeto, può essere banale, però vedo che già banalmente gli attributi sui prodotti spesso non vengono messi e quei dati possono essere veramente importanti, oppure non ci si porta il prezzo di acquisto dei prodotti e poi non si ha la marginalità rispetto alla vendita, eccetera, eccetera. Sì, mi viene da dire che forse la prima ragione per cui è stato inventato Google Analytics era per spendere meglio i nostri soldi, cioè o i vostri soldi, anzi. E in questo caso l'attività di data entry, cioè il data capturing, dove devi mantenere l'e-commerce, tracciare gli obiettivi, eccetera, eccetera, che sembra veramente noioso, in realtà poi dopo se non lo fai non ti permette di fare analisi e di ottimizzare tutte le tue attività. Le analisi nascono per questo. E in un business, diciamo, iniziale, io uso un maturity framework dove ci sono quattro punti. Il data strategy, che è la scelta delle KPI, il data capturing è questa attività di collezionamento del dato, il data reporting e il data analysis, data reporting dove ci metti anche le dashboard. Ecco, quando un business inizia dovrebbe usare il 40% del suo tempo e del suo budget per fare data strategy e data capturing e tutto il resto proprio piano, ancora report no, e poi piano piano quando cresce data capturing in mantenimento, data strategy in mantenimento, e però a quel punto vai di dashboard, di report e di analisi, ecco. Passiamo alle domande? Sì, non so se sarà finito, dai, dimmi che è finito. Hai finito le domande, Sara? Ok, abbiamo domande da casa. Ho finito tutto. Vai, allora io allora, la condivisione. Innanzitutto ci ricordano che Federica ha scritto anche un libro, Sara lo sta per scrivere, adesso vero Sara, ce l'hai già in cantiere? Non ancora? No, allora con Federica abbiamo scritto un ebook insieme proprio su questa tematica che sarà poi scaricabile da The Marketing Freaks, quindi iscrivetevi alla libreria, in diretta Freaks. Intanto prendere il libro, comunque vuole prendere il libro, se l'ho tolto la libreria, è questo qui perché pesa troppo. Esatto, cioè, 2,5 kg di libro su Analytics, però veramente ben scritto, quindi complimenti. Passo alle domande, fanno tanti complimenti quelli di salto. E come gestite la leggibilità e l'interpretazione del dato in relazione all'attribuzione? Sara, io ti farei iniziare la risposta come mi hai risposto te ieri quando me l'hai chiesto. No, è sempre una tragedia. No, per me è una tragedia, io ho bisogno di assistenza. Cioè, non sempre all'interno di un e-commerce è facile proprio organizzare il dato, quindi c'è bisogno proprio di questo processo di cui abbiamo parlato stasera, proprio per organizzare la parte di richiesta, ma soprattutto in previsione di un output condivisibile a più livelli, quindi con il board, con il team e soprattutto anche nello scambio di informazioni tra agenzia e e-commerce manager. Anche degli strumenti. La risposta tecnica anche è tua. Strumenti. Poi la, sì. Diciamo, vai, prego. No, vai pure. No, volevo solo dire che, diciamo, Analytics, Universal Analytics è un po' datato anche e quindi dipende anche un po' dagli strumenti. Cioè, non so quanti anni è che abbiamo Universal Analytics, credo più di 10 comunque sicuramente, e
oggi i canali, i device si sono moltiplicati, quindi quel modello tendenzialmente già faceva un po' fatica a collettare dati, però, e qui mi leggo, Federica, alla prossima domanda, con Google Analytics 4, che è eventi centrico, se si può dire, cambia l'approccio, e appunto su questo ci chiedono: cambia l'approccio ai dati ottenuti, secondo me è migliorato, come state approcciando il cambio di paradigma da GA a GA4, che mancanze avete riscontrato su GA4 e che opportunità? Okay. Allora, rispondo velocissimo a quella di prima, hai ragione, io non uso neanche più Analytics per l'analisi di modelli di attribuzione perché non è cross device e non è user centrico, quindi ciao, proprio nel momento in cui quest'anno vediamo, io vedo 80-90% di traffico da mobile come primo touch point, non riusciamo più a fare le analisi, quindi uso Facebook Attribution e come modello di visualizzazione uso il canvas del customer journey, quindi uso proprio delle linee, lo rendo, cioè tolgo un po', lascio dei numeri per accompagnamento, ma in realtà faccio un grafico con delle linee, è più da designer che da data analyst, e poi aggiungo delle comparazioni tra i diversi modelli di attribuzione. Su GA al massimo puoi fare l'attribuzione tra bounce, PDP, add to cart e conversione, ma sconsiglio di perdere tanto tempo a fare quello. Su GA4, intanto tutti calmi con GA4, perché a me mi sembra che il mondo sia impazzito, oh mio Dio, ora 2 mesi che arriva GA4, ecco, no, ne riparliamo fra 2 anni, secondo me, perché è completamente stabile, pieno di bug, quindi l'idea sarebbe questa, l'idea è iniziare adesso a collezionare un po' di dati sbagliati, ma a creare l'infrastruttura dato. Poi nel momento in cui avremo un tool che funziona, perché di fatto al momento non è così, sarà ancora più importante tutta l'attività di KPI strategy, quindi l'individuazione delle KPI, perché a quel punto traccia quella KPI ti costa 3 volte rispetto a Google Analytics, dove usavi il tag manager lo sapevano usare tutti, adesso il lavoro si verticalizza, quindi ci sarà il data technician che ti fa i tag, il data analyst che ti fa l'analisi, ma non saprà fare i tag e così via, e quindi è importantissima la parte strategica. E poi l'idea è che sia tutto user-centrico, finalmente funziona più come il modulo dell'evento, funziona di più come un database funziona string di dati fatte con SQL, ecco, adesso GA ha l'intento di lavorare un po' così anche da collegarsi meglio poi a tutte le altre fonti dati, CRM, eccetera, eccetera. Sempre legato a GA, un problema di molti. Il problema è la differenza tra gli ordini realmente evasi, pagati, e quelli non evasi tra e-commerce e analytics. Già conteggio tutti gli ordini, cancellati da un lato, certo, c'è una grande differenza. Esiste una soluzione o una maniera come gestirli? Allora, puoi attivare resi, quindi puoi fare sia dei resi automatici con delle automation, dove ogni giorno il tuo database con una chiamata server col measurement protocol manda il reso a GA e te ti trovi il dato pulito rispetto al periodo precedente. E mi viene da dire questa forse è l'unica soluzione, diciamo. Se l'ordine invece ti viene annullato, puoi comunque creare un evento per pulire il dato e conteggiarlo come reso. Se invece c'è un ordine che parte, però di fatti poi nella thank you page è vuota, quindi potrebbe essere quasi un bug, puoi fare una chiamata tramite server e conteggiare solo l'ordine che contiene alcuni valori, diciamo. Questi sono un po' i metodi. L'idea comunque, se hai una grande differenza, direi che puoi guardare solo al netto resi. Ultima domanda, ne avremmo altre, ma questa è l'ultima. Federica, Sara, come integrate i dati di shopping, display, YouTube su Facebook Attribution? In realtà Facebook Attribution ha una parte di setup abbastanza grande, e che cosa fa? Impone ai publisher, che siano display, shopping, quello che vi pare, di implementare un pixel, quindi se te fai display e non fai implementare questo pixel non ti trovi i dati in Facebook Attribution, però se te hai, diciamo, riesci a lavorare bene su questa attività di data capturing, invece
cioè il collegamento in alcuni casi è diretto, e quindi si collega a piattaforme senza inserire pixel, in altri casi, siccome i publisher sono miliardi, è obbligatorio l'inserimento del pixel. Ok, ultima domanda. Che differenza c'è tra Key Result e KPI? È una questione di linguaggio. Allora, la KPI è la metrica, quindi entrate. Il Key Result è quello di Noè era costruire l'arca, è il Key Result. Poi la metrica potrebbe essere percentuale di completamento dell'arca rispetto al 100%. Quindi uno è un numero e uno è un'informazione. Mettiamola un po' così. Sì, è il mezzo per arrivare all'obiettivo. Spazio Marchetta, ci passi il titolo del libro e dove è possibile acquistarlo? Allora, il libro si chiama Data Driven Marketing, Amazon, Dario Flaccovio, dove vi pare, e prossimamente uscirà l'ebook che abbiamo fatto con Sara su questo tema proprio, non mi ricordo come si chiama, Sara, aiutami. Come disegnare dashboard per e-commerce manager con Data Studio. Esatto. E aggiungo che con Sara e Federica stiamo anche realizzando un laboratorio operativo verticale sull'analytics e le dashboard. Bene, ragazzi, io direi che abbiamo sforato di 2 minuti, è stato super interessante. Grazie ancora per la partecipazione. Spero di vederci presto in qualche evento o qualche corso, ma soprattutto grazie a tutti che avete partecipato fino a quest'ora tarda. Grazie e ci vediamo la settimana prossima, mercoledì, per un webinar sul redesign per e-commerce, processo, e porterò 5 casi studio e come e quando farlo andremo a vedere operativamente tutto il processo dall'A alla Z. Ciao e grazie, buona serata. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao.